Salve a tutti, onore onore al vincitore del concorso di Sherlock Carlson Holmes natalizio con tutti gli enigmi. È riuscito ad arrivare primo, svetta sopra tutti, tra una certa distanza pure dal secondo. Si tratta di Daniele Bettazzi da Prato, una prima nazionale che però spesso dimostra molto di più, come in questo caso nel trofeo della Val di Nievole, giocato proprio in provincia di Pistoia nell'ottobre del 2014, in cui ha affrontato il maestro Fide Passerotti. Vediamo cos'è successo. In questa partita Daniele gioca con il bianco, esordisce subito con cavallo F3, quindi sembra un'apertura reti, che però vedremo dopo D5 del nero si trasforma ben presto in un'apertura inglese con questa spinta C4. Ok, qui sembra subito una cosa strana perché questo pedone è lasciato in presa del pedone centrale, ma nessun problema perché se il nero prova a prenderlo, poi difficilmente riuscirà a difendere questo pedone. Una specie di gambetto di donna come motivo. Infatti qui il bianco può giocare E4, attacca subito il pedone e non è facile difenderlo, certamente non con alfiere 6 perché questo alfiere poi va a bloccare completamente lo sviluppo centrale del bianco e anche può essere attaccato facilmente. Ad esempio dal cavallo in seguito, in una di queste due posizioni a seconda di come si sviluppa la situazione. Anche il pedone B5 non è proprio opportuna perché, come al solito, nel gambetto di donna si riesce abbastanza facilmente a smontare la difesa di C4. Ad esempio spingendo A4, se il nero persiste a difendere c'è questo cambio, poi a forza di attaccare, prima o poi questo pedone cade perché è nella metà campo del bianco e il bianco può più facilmente riuscire ad attaccare questo pedone rispetto a quanto lo può difendere il nero. Ok, qui maestro Fide Passerotti gioca E6, va a difendere questo pedone con un pedone centrale. Ora, qui effettivamente sembra che il bianco possa trovarsi in una situazione, come avviene in partita, dopo questo cambio, con due pedoni centrali contro uno solo del nero, però il nero in contraccambio ottiene un buon sviluppo, può sviluppare immediatamente tutti i pezzi leggeri senza dover spostare altri pedoni e quindi questo gli permetterà di guadagnare un tempo di sviluppo almeno rispetto al bianco che invece dovrà perlomeno spostare due pedoni per sviluppare gli alfieri. L'altra alternativa poteva essere difendere il pedone centrale con C6. Quindi un'altra volta anche se il bianco cambia, questa volta il nero ricambia e mantiene due pedoni centrali comunque. Ok, quindi viene effettuato proprio il cambio. E ora G3, visto che comunque deve perdere due tempi per sviluppare l'alfieri, Daniele pensa che tanto vale metterlo, almeno questo, in fianchetto. Cavallo F6, sviluppo, alfiere G2 come previsto. E C6, subito il nero si preoccupa di rinforzare questo pedone, nonostante per il momento non ci fosse troppo bisogno. Per ora questo diventa subito una bella roccia difficile da smontare, anche perché non c'è più la spinta C4 che sarebbe tipica per sfondare questo punto. B3, a quanto pare anche l'altro alfiere andrà in fianchetto, quindi doppio fianchetto del bianco. Evidentemente qui Daniele sta cercando di trovare un'apertura non proprio tra le più famose per far uscire il prima possibile il proprio avversario dal percorso conosciuto. E si prosegue con H6. Mossa forse un pochino prematura, ma perlomeno previene cavallo G5, alfiere B2, alfiere F5, sviluppo dell'alfiere Campochiaro, arrocco, alfiere D6, anche questo alfiere viene portato fuori, D3, buona mossa, previene eventualmente un facile recupero di avamposto in E4 per il cavallo del nero, arrocco, cavallo BD2 sviluppa anche questo cavallo. Torre 8, ecco che il nero per primo porta una torre in attacco su colonna semi aperta, giustamente prendendo di mira i due. Torre 1 difende, in questo modo potrà svicolare la donna eventualmente verso l'attacco, se servisse. E cavallo A6. Ok, qui questa è una mossa che probabilmente porterà il cavallo in una di queste due case. Ora in realtà vedremo che non è così, però sviluppare un cavallo sul bordo di solito ne implica immediatamente un riposizionamento rapido verso il centro, anche perché non ha molta funzionalità
funzionalità qui. L'altra alternativa poteva essere svicolarlo subito in D7 per poi comunque avere a disposizione queste due case. Qui bianco gioca a 3, blocca questo ingresso per il cavallo. Alfiere H7, mossa che previene eventuali cavallo H4, che avrebbe costretto l'alfiere comunque a spostarsi. E da qui comunque ora l'alfiere non si dovrà più probabilmente rimuovere, potrà mantenere a lungo l'attacco su questa direttiva. B4, viene bloccata anche questa casa per il cavallo nero, che quindi in poche parole non può fare altro che riciclarsi verso C7 per poi andare in F6. Ora, questo blocca effettivamente la torre, ma il cavallo da qui si potrà poi spostare in una di queste case, come vedremo. Cavallo B3, sviluppato anche il cavallo del bianco, cavallo E6 come previsto, torre C1, anche il bianco porta una torre su colonna semiaperta. Ora, questo pedone però è ben difeso al momento. Si potrà prevedere magari in futuro questa spinta per cercare di aprire la colonna e trovare gioco sulla di donna. Alfiere C7, l'alfiere si toglie da questa linea della donna, mantiene ancora l'attacco verso il riavversario, ma eventualmente potrà essere sviluppato anche in B6 per attaccare proprio a raggi X direttamente su in re. Donna D2, sviluppo, donna E7, sviluppo. Comincia ad esserci abbastanza pressione una volta che questo cavallo si sarà spostato, ad esempio una mossa, se fattibile, potrebbe essere cavallo D4, non guardate che è attaccato da due pezzi bianchi, ma anzi tre. Allora sarebbero probabilmente guai per E2, che comunque riserva ancora la possibilità di essere spinto e messo al sicuro, quindi non c'è molto da preoccuparsi in effetti. Alfiere C3 libera questa casa per fare una batteria con la donna e blocca una possibile spinta in A5 del nero. Si prosegue con alfiere B6, come visto prima. Alfiere H3 attacca questo cavallo, ma soprattutto impedisce al nero di giocare con tranquillità a torre AC8, che contesterebbe eventuali attacchi della propria torre. Torre AD8, infatti, porta la torre al centro. Comunque, donna B2 crea la batteria che abbiamo visto. E ora c'è un piccolo problema per il nero, perché già il bianco potrebbe decidere di cambiare l'alfiere sul cavallo, e poi anche se donna prende, e il nero sarebbe costretto a impedonarsi un pochino i pedoni che difendono il re. Questo non sarebbe probabilmente una cosa molto ottimale da ottenere, ecco perché quindi nero prende provvedimenti. Gioca cavallo D5 che minaccia cavallo per alfiere. Ora non si può prendere questo cavallo perché il nero ha questa cattura con scacco. E ora se il bianco vuole recuperare materiale deve muovere il re per parare lo scacco e presumibilmente dovrà venire il re col re allo scoperto. Quindi qui donna per recupera. Possibilità anche di creare l'impedonatura a questo punto. Inoltre, però, il bianco di contraccambio ha il re completamente scoperto, quindi non sarebbe troppo vantaggiosa per il bianco, anzi, probabilmente per niente. Ok, quindi cosa viene giocata? Cavallo per G5. Buona l'idea di togliere questa minaccia, crea questa impedonatura, però allo stesso tempo rende molto meno papabile alfiere per F6. Perché ora questi pedoni effettivamente sono sì impedonati, ma molto più facili da gestire perché non c'è un canale diretto sul re avversario. Ok, quindi cavallo C5. Sembra che il nero qui possa guadagnare un pedone, difatti ha due attacchi e una sola difesa del bianco su questo cavallo. Però se viene giocata questa variante, purtroppo la donna si trova su un attacco a raggi X. Il bianco può far fuori il cavallo e attaccare contemporaneamente la donna guadagnando materiale. Un'altra opzione poteva essere qui giocare A5, con l'idea proprio di togliere anche questa difesa, di modo da poter prendere eventualmente il cavallo di sprovvista. Però in partita viene giocata alfiere G6, mossa che a prima vista può prevedere forse alfiere H5 per continuare l'attacco su E2, tuttavia il bianco ha sempre questa spinta, quindi vediamo quale altra idea ha il nero riguardo a questa mossa. Si prosegue con alfiere G2, d'altra parte ora obiettivi su questa diagonale non ce ne sono più. Re H7, ecco l'idea del nero, quella di portare una torre in H8, poi togliere di mezzo il re e attaccare sulla colonna H, che al momento è quella meno facilmente difendibile dal bianco.
E ora Daniele gioca alfiere D4, andando a coprire il cavallo con l'alfiere, di modo che nero non può spostare ad esempio questo cavallo e allo stesso tempo rendere possibile questo attacco, quindi ha, diciamo, un po' più parato per le mosse successive. Cavallo G8, una mossa molto strana questa. Probabilmente il cavallo può venire riciclato attraverso questa via, più possibilmente in F5, perché altrimenti in G4 ci poteva andare anche direttamente. Il che non è male, perché a questo punto potrebbe attaccare questo alfiere. Ok, alfiere F3, l'alfiere si sposta ad impedire eventualmente questa spinta che costringerebbe il bianco a mantenere questo pedone arretrato, sicuramente non buono se non riesce a portare le truppe sulla colonna H. L'altra opzione poteva essere a giocare ad esempio alfiere per G7, perché effettivamente questo pedone sembra in presa, ma è un pedone avvelenato, perché nero spinge e intrappola l'alfiere dietro il pedone. Ora appunto questo cavallo difende F6 e l'alfiere non scappa. Ok, quindi alfiere F3 e ora F6 si consolida questo pedone, e questo pedone può essere un problema, perché ora il bianco non può più facilmente spingere in H4, cercando di difendere dagli attacchi su questa colonna, e la situazione potrebbe divenire pesante. A4 cerca di togliere questo alfiere dall'attacco della GX sul re, A6 o magari forzarlo al cambio, cosa che chiaramente non viene fatta, e a questo punto cavallo A4. Si cerca di cambiare gli alfieri. Difatti questo alfiere è abbastanza pericoloso su questa diagonale alla lunga, potrebbe essere deleterio per il bianco. Il cambio viene accettato. E ora cavallo H6. Come previsto, questo cavallo ora si porta in attacco e cerca di sfruttare il momento propizio per guadagnare un tempo sulla donna bianca. Cavallo C5, donna C7 prima, donna si sposta in questa casa, e ora donna C3, evitando che il cavallo possa giungere in F5 con guadagno di tempo. Ora il nero prova a raddoppiare le torri sulla colonna E3, blocca qualsiasi iniziativa. Ora c'è sempre la possibilità di giocare questa spinta, quindi il bianco deve stare un pochino attento, specie se toglie qualche difesa da questa torre. Ok, cavallo F5, anche questa prevista, il cavallo si porta effettivamente in attacco. D4, questa manovra chiude la catena pedonale, lascia però questo buco in cui si potrebbe infilare il cavallo nero, ed effettivamente è proprio quello che succede. Cavallo D6. Il cavallo cerca di atterrare in questa casa, pertanto viene bloccato in qualche modo con alfiere E2 e il nero prosegue con donna D8. Ok, ora ci potrebbe essere la possibilità di accumulare effettivamente un bel po' di pezzi del nero sulla colonna H. Vediamo come qui il nero cerca di manovrare. Tanto alfiere D3, si cerca di cambiare gli alfieri. Se qui ci poteva benissimo stare il cambio, donna per. Ora il nero avrà questo avamposto abbastanza facilmente, però dopo G6 comunque la situazione è pari, perché nero ha un pochino la struttura danneggiata sull'ala di re, insomma, e questo cavallo comunque è ben piazzato allo stesso modo. Ok, viceversa viene giocata torre D8, raddoppiando l'attacco su questo pedone e quindi rendendo ancora più pericoloso un eventuale inchiodatura. Si prosegue con alfiere per G6, questo viene comunque cambiato, donna a scacco, cerca di portare un pezzo in attacco, il re si sposta in F7 e ora donna E2, con l'idea di entrare con scacco in H6, eventualmente creando qualche fastidio al re avversario. Per questo torre H8 blocca questa iniziativa. Ora il nero effettivamente ha l'opportunità di cominciare a pistonare sulla colonna H. Donna G4 blocca l'immediato ingresso della donna, che però ha un'altra via attraverso donna G8. Sembra veramente inarrestabile questa manovra. Un'idea per fermarla potrebbe essere giocare re G2 e torre H1 poi per difendere. Però sono manovre abbastanza lente. Qui Daniele preferisce di correre qualche rischio, ma di portare l'attacco, anche perché ora il nero ha tolto tutti i pezzi dall'ala di donna. L'unico
pezzo a difendere la catena pedonale, questo cavallo. E qui Daniele prova il sacrificio proprio, gioca cavallo per A6. Cosa serve questa mossa? Si costringe nero a ricatturare e quindi toglie la difesa da quest'altro pedone. Quindi come minimo il bianco ha guadagnato attività sull'ala di donna e due pedoni per un cavallo. Un sacrificio che ci può in qualche modo stare. Ora qui Passerotti gioca cavallo E4 portando il cavallo in attacco, tuttavia su questa casa per il momento non ci sono problemi. L'alternativa poteva essere giocare donna B8 riportando immediatamente la donna in difesa, difende il cavallo e contrattacca su B4, casa da cui il cavallo potrà essere lo stesso difeso. Ora se il bianco prova a prendere il terzo pedone, il nero ne recupera uno con attacco sulla torre e riesce a ottenere un cavallo ben piazzato comunque in C4. E questo pedone ora rischia di cadere. Tra l'altro c'è anche donna B5 e questa torre deve sloggiare. Non si sa più bene dove potrà andare a risiedere. Ad ogni modo è stata giocata cavallo E4. E ora che fare? Perché chiaramente ci sono sempre questi problemi per il bianco. Quindi è giocata donna F5, non torre per A6, che era molto molto pericolosa. Donna H7 poi diventa un vero problema per il bianco. Quindi giustamente donna F5 blocca anche questa iniziativa. Eventualmente attacca questo pedone. Donna H7 comunque. Qui ci poteva effettivamente stare il cambio, perché anche se il nero vuole attaccare sulla colonna H, a questo punto richiede diverse mosse. E il bianco ha tempo di prendere questo pedone, dare uno scacco e difendere H2 attraverso torre H1. In realtà qui viene giocata donna scacco. E la situazione sembra molto scottante per il nero, perché se va sull'ottava traversa poi entra in gioco anche la torre bianca. Ecco perché viene giocata la Rg6 e nero mantiene l'idea di questo attacco. Quindi che fare? È un po' problematica la situazione perché qui ora non c'è più modo di difendere questo pedone. Servirebbero due mosse, ad esempio queste due. Quindi il bianco è costretto a spingere. E ora ci sono due modi per affrontare questa situazione. Quello che è stato giocato in partita, G per H, e purtroppo per il nero non è il migliore, perché qui ora il bianco spinge in G4, evita il cambio, evita di cambiare a sua volta perché altrimenti favorirebbe semplicemente l'ingresso delle truppe nere, e userà questo pedone come scudo. L'altra possibilità era invece di giocare donna H5, con vari punti di entrata per la donna nera. Qui sembra per ora nessun problema, però se ad esempio Rg2 per bloccare questo ingresso, c'è comunque donna G4 e ora c'è questa presa, il pedone è inchiodato, il nero entra. L'altra alternativa poteva essere invece fregarsene completamente, giocare torre per A6, ma ancora peggio perché ora c'è donna F3 con minaccia di presa in F2, e il bianco può difendere ad esempio di donna e si prosegue con questo sacrificio di cavallo che permette alla donna di entrare, minaccia la torre, quindi il re deve difenderla, torre giù, e a questo punto il problema è che il bianco perde almeno la donna. Infatti anche se rientra in difesa, comunque dopo questa manovra qui il re per torre, donna per donna. Ok, la situazione poteva divenire molto pesante per il bianco. C'erano anche altre varianti, non era sicuramente facile vedere tutte queste combinazioni. Ad ogni modo, questa giocata G per H4. E chiaramente la spinta G4 che è ottima per chiudere questa colonna grazie al pedone del nero, che però viene spinto. E difatti qui c'è un'altra minaccia, però è meno diretta rispetto a aprire direttamente la colonna H. E difatti qui c'è l'opzione di spingere in H2, dare scacco, se re prova a fermare il pedone c'è cavallo per F2, scacco. Ecco perché va subito bloccata questa iniziativa. Donna F5, scacco. Re F7. Qui chiaramente
chiaramente il bianco è leggermente svantaggio, prova a ripetere le mosse e d'altra parte ora ci sono varie opzioni. Se il nero ripete c'è patta per ripetizione e qui però Passerotti ha provato a vincere e ha spostato il re sull'ottava traversa. Il problema di questa mossa è che può far entrare in gioco la torre e difatti torre scacco, unica frapporre l'altra torre, torre per e re per. Ora il re è particolarmente esposto, però nella disposizione ancora questo scacco. Vediamo che però il bianco lo può fermare con re h2, avrebbe potuto farlo anche prima, ma il nero sarebbe entrato più facilmente in attacco con una mossa in più. Per esempio, se il bianco avesse giocato re h2 invece di dare scacco di donna, cioè qui, ci sarebbe stata donna h4, una mossa in più per il nero prima di subire gli scacchi. E cosa comporta questo? Comporta che ora il re nero si può rifugiare anche h6 senza prendere matto, perché c'è la donna che copre h5. Ok, ad ogni modo, donna f5, c'è questa ripetizione che non viene accettata, torre c8 e ora re h2 per bloccare il pedone. Bene, che fare? Perché ora la donna nera è un po' bloccata, deve difendere il cavallo e il bianco sembra avere gioco facile. Potrebbe addirittura pensare di far entrare anche la torre in gioco. Quindi viene giocata cavallo per f2, mossa buona che ora libera la donna da questa difesa. C'è la minaccia di catturare in g4 con scacco. Ma qui, nonostante lo svantaggio materiale, le cose per il bianco cominciano ad andare nel verso giusto. Donna scacco, tanto si difende questo pedone se servisse, e il re deve scegliere se andare di qua a destra o a sinistra. In caso di re d8 sarebbe troppo facile attaccare in questo modo, quindi il re prova a sfuggire attraverso f8, talmente poi spingere un pedone per scappare sulla di re. Però non basta, perché dopo torre c1, g5 non è sufficiente per salvare il re, perché c'è torre c8, scacco, e al solito, come prima lo aveva fatto in quella variante il nero, ora il bianco a far fuori la donna avversaria con la torre. Quindi non c'è niente da fare, il nero deve sacrificare il cavallo per un pedone. Cavallo scacco, questo distoglie la donna da coprire varie case che metterebbero in crisi il re avversario. Comunque c'è sempre torre scacco in agguato. Per cercare di smorzare al meglio l'attacco del bianco, viene giocata f5. Viene chiusa quindi intanto questa diagonale che impedisce alla donna di entrare in attacco facile, ma poco male. Donna g5. Ora vedete, il bianco ha il pieno controllo della scacchiera mentre i pezzi neri sono completamente bloccati, chiusi in un angolo. Donna h5 cerca di difendere proponendo un cambio, difende direttamente f5, però torre c8 scacco, il re è costretto a venire allo scoperto e ora sembra che il nero possa avere un attimo di respiro perché la donna non può attaccare direttamente. Il problema è però che la torre può attaccare direttamente. Scacco, questo dà vita a uno scacco in e7 successivo, oppure donna scacco in d8 è comunque plausibile. Quindi per evitare il matto che seguirebbe a donna per g7, Renner è costretto ad andare allo scoperto, si prende lo scacco in e7 e alla mossa successiva matto con donna e5. Incredibile, il Renner è stato costretto a 100 scacchiera e chiuso dai pezzi avversari mentre quelli del nero erano completamente tagliati fuori. Una grande prova questa per Daniele, veramente complimenti, gran partita. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!